Ci siamo, possiamo iniziare, grazie. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di partecipare a questo momento di inizio del nostro Festival dei Diritti che è arrivato alla 16ª edizione, se contiamo appunto l'inizio che riguardava solo il Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Pavia. Sapete che ormai invece riguarda tutti i nostri territori dal 2018, da quando appunto è stato fondato il CSV Lombardia Sud. Grazie quindi della vostra partecipazione. Ci auguriamo che questa sera diventi proprio un momento particolarmente significativo e importante perché con i nostri relatori, che ringrazio, il professor Magatti e il professor Ripamonti, poi entreremo proprio nel cuore del tema che voi avete scelto, che è stato appunto pensato, ideato e scelto da tutte quelle associazioni che dall'anno scorso fanno parte della community che si chiama appunto la trama dei diritti e che è la speranza. Costruire speranza è il tema di quest'anno. Quest'anno, a differenza delle due ultime edizioni, gli eventi del festival saranno in presenza e questo ci permette anche di ritrovarci, di rivederci e sicuramente saranno dei momenti anche emozionanti per molti di noi. Gli eventi sono concentrati in questi 10 giorni, ma voi sapete che appunto la trama dei diritti è stata anche costruita per poter dare l'opportunità a voi associazioni e alle organizzazioni di presentare i loro progetti, insomma, i loro eventi, che possono essere le mostre, incontri letterari e quant'altro, anche durante l'anno. E quindi dopo il festival comunque noi proseguiremo sia con gli incontri di formazione di comunità, ma anche con le proposte che voi ci manderete. Quest'anno sono ben 184 le realtà che hanno costruito e coprogettato questa edizione del festival e la particolarità di quest'anno è stata questa. Gli eventi sono magari in numero minore, ma sono stati proprio coprogettati in rete, cioè le associazioni che si sono conosciute durante questi mesi si sono messe insieme e insieme hanno fatto queste proposte. Perché? Perché uno degli obiettivi che ci siamo proprio prefissati è questo, no? Di cercare di costruire e costituire nei vari territori delle reti di associazioni perché possano poi lavorare insieme. Il fatto di lavorare insieme, secondo me, è anche questo un segno di speranza e va un po' nella scia anche come si può dire, dei temi che avevamo scelto negli anni scorsi. Noi veniamo da anni in cui avevamo scelto la parola futuro, la parola cura, quest'anno speranza. Sono tutte parole che ci richiamano ai legami, alle relazioni, al fatto che ci siamo resi conto che appunto da soli non si va da nessuna parte. E questa è un po' l'esperienza che abbiamo fatto e che il festival appunto vuole dimostrare. Io quindi ne ringraziare ancora tutti e augurare un buon inizio di festival. Può darci che ci rivedremo anche in presenza a qualche evento qua e là nei nostri territori. Lascio davvero molto volentieri lo spazio e la parola ai nostri due relatori, che ringrazio di nuovo, e credo proprio che ci solleciteranno delle riflessioni preziose che potremo tenere dentro di noi e su cui magari prossimamente potremo anche confrontarci e dialogare. Quindi grazie di nuovo, buon ascolto e buon festival. Grazie Luisella di questa introduzione. Bentrovati a tutte e a tutti a questa nuova, appunto, edizione del Festival dei Diritti. Come è stato detto prima, a me è il piacere e l'onore di poter dialogare con un ospite d'eccezione su questo tema, che è il professor Magatti, Mauro Magatti, Università Cattolica di Milano, ma non solo, per chi segue un po' i temi
della generatività nel nostro paese sicuramente un punto di riferimento, sia da un punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista di un'iniziativa, anzi che vi segnalo, che è l'Archivio della Generatività Sociale, che è un luogo in cui si raccolgono tante pratiche, tante esperienze. Quindi, Mauro, per me è appunto un piacere dialogare con te questa sera. Ci è stato affidato un tema piuttosto impegnativo. E partirei con te subito attaccando, diciamo, un po' il cuore di questo punto di questo titolo, no? Costruire speranza, no? Come se che è un tema, insomma, un titolo che forse va maggiormente come dire, esplorato. Quindi ti chiederei subito una mano a farci, insomma, un piccolo viaggio dentro questo termine, che è un termine che ha una lunga tradizione culturale, religiosa, insomma, fiumi di letteratura, di religioni, punto di pensiero, però appunto aiutaci a declinarlo oggi. Che cos'è la speranza oggi? In cosa dobbiamo sperare? Chi la può costruire? Ecco, ti chiedo subito di darci una mappa per orientarci dentro questa parola. Bene, grazie. Anch'io saluto tutti. È molto bello che questa iniziativa che usa il digitale, ma poi si radica nei territori, nelle associazioni, nelle organizzazioni che lavorano concretamente nella parte meridionale della Lombardia. Sì, speranza è una di quelle parole che è bello dire. Anche se poi non è mai semplice riuscire a esprimere, soprattutto non è mai semplice coglierne la densità, la profondità. È credo facile, ma importante chiarire subito che speranza non significa genericamente ottimismo. Non significa pensare che le cose andranno bene, finiranno per il meglio, diciamo, un po' un pensiero leggero che non è consapevole di quello che accade. E tanto più in questo momento, no, abbiamo ancora la guerra che si trascina, abbiamo dietro il Covid, abbiamo l'inflazione, tante complicazioni. Abbiamo il cambiamento climatico, uno dovrebbe dire, vabbè, adesso siamo qui a parlare di speranza, che senso può avere, no? Rischiamo di essere fuori luogo e fuori tempo. E invece, proprio perché la speranza non è ottimismo, la speranza è appropriato parlare di speranza proprio nei momenti di transizione, come quello che stiamo vivendo. Perché stiamo vivendo in una fase, naturalmente ne segue altre, ma questi anni in particolare sono anni di cambiamento profondo, magari ci torneremo più avanti. Dunque, se la speranza cos'è non è ottimismo, com'è che la possiamo pensare? Ma io credo che la speranza è realistica o concreta. Nel senso che ai piedi per terra, adesso per usare un'immagine naturalmente, e lo sguardo rivolto in avanti. Cosa vuol dire che ai piedi per terra? Vuol dire che la speranza nasce nella consapevolezza dalla critica del tempo che si vive, dalla situazione in cui si sta. Io credo che non, la speranza, appunto, non c'è mai una speranza a cuor leggero. La speranza è anche carica sempre del lato drammatico delle cose. E nello stesso tempo è capace di leggere il tempo, di leggere le situazioni, di conoscerle, le approfondisce, non è mai superficiale, non è mai semplicemente così uno sguardo veloce su quello che accade, no? E da questo radicamento, da questa avere i piedi per terra, da questa lettura dei tempi, dei segni dei tempi, però la speranza è capace anche di trasfigurare la realtà. Fondamentalmente, per me, la speranza è la capacità di trasfigurare la realtà,
appunto, cioè di vedere dentro le situazioni anche critiche, a partire da quelle situazioni critiche, di scorgere quelli che sono gli elementi, le promesse, gli elementi promettenti, gli aspetti che stanno positivamente rispondendo a quella difficoltà, a quella crisi, a quel momento traumatico, perché sia possibile pensare e poi un po' per volta realizzare quella trasfigurazione. E dico questo, mi piace dirlo, no? Sulle spalle di una figura importante della fine del Novecento, che è Václav Havel, che è un grande dissidente dell'epoca sovietica in Cecoslovacchia, che a metà degli anni 70 fonda questa associazione Carta 77, verrà più volte imprigionato. Quando poi la Cecoslovacchia diventerà libera, sarà il primo presidente, e appunto in quell'epoca, a metà degli anni 70, quando la possibilità di liberarsi dal giogo, diciamo così, di un regime oppressivo sembrava totalmente irrealistica, Havel appunto scrive di speranza e pratica la speranza con il suo gruppo, Carta 77, e scrive così: la speranza non è ottimismo, la speranza non è la convinzione che ciò che stiamo facendo avrà successo, la speranza è invece la certezza che ciò che stiamo facendo ha un significato, che abbia successo o meno. O abbiamo la speranza in noi o non l'abbiamo. È una dimensione dell'anima e non dipende da una particolare osservazione del mondo e da una stima della situazione. La speranza non è una predizione, ma un orientamento dello spirito e del cuore. Trascende il mondo che viene immediatamente sperimentato ed è ancorata da qualche parte al di là dei suoi orizzonti. Ecco, e chiudo con questa seconda sottolineatura. Mi appoggio sulle spalle di Havel, che è stato un uomo, era un uomo di teatro, ma è stato anche un uomo di azione, capace appunto di leggere la realtà e di trasfigurarla, ma mi appoggio anche a chi è venuto prima di noi, cioè la speranza si radica nella memoria che è arrivata fino a noi, che anche la situazione peggiore può essere superata e che nell'umano, al di là di tanti tormenti, al di là di tante disavventure, di tanti punti bui, che nell'umano, come forma particolarmente evoluta della vita, c'è una spinta ineliminabile che tende appunto verso diciamo, il passo oltre le situazioni critiche in cui ci troviamo. E quindi abbiamo anche una memoria storica, se volete, della concretezza dello sguardo che si nutre della speranza. No, ti ringrazio per queste cose che ci dici, perché credo che la potenza sia anche quella di riconfigurare questo termine, appoggiandolo proprio pescando nella storia della cultura, che c'entra molto. Ma come ce la racconti? Io la sento molto questa cosa, perché penso che negli ultimi anni molti istituti di ricerca, i nostri, che fanno spesso la descrizione della società italiana, no? L'Istat piuttosto che il Censis, piuttosto che l'Eurispes, c'è stata un'abbondanza di narrativa, di narrazione che intercetta appunto un umore, un sentito, in cui spesso la narrazione è non solo non è ottimista, ma al contrario pessimista, ma indulge in questo pessimismo, quasi si carica proprio di una... e prende la forma di una, spesso di un lamento, di una lamentazione delle cose, come se il mondo non fosse modificabile nemmeno nei piccoli pezzi di mondo che ci riguardano. E quindi questo messaggio che ci viene dalla storia della cultura, dalla storia delle società, credo, soprattutto dopo un'epoca, dopo una fase da cui usciamo,
sia molto interessante. Mi chiedevo, prima di andare avanti su questo, mi ha colpito fra le tante cose una cosa che hai detto, che è questa praticare la speranza. Cioè, la trovo una cosa, cioè, non solo la speranza, se non ho capito male, Mauro, non solo la speranza non è un atteggiamento genericamente ottimista, mentre sappiamo per esempio che nel mondo della psicologia americana ha avuto un certo successo la appunto psicologia positiva, che viene a volte criticata perché indulge molto nell'aspetto diciamo meno nobile, nel cercare sempre il lato positivo della vita e quindi sfuggendo invece, come dire, la drammaticità della vita. Mentre mi sembra che qui sia un'altra cosa, cioè stare dentro anche appunto attraversare dei momenti di grande drammaticità, però provando dentro questa appunto drammaticità, quindi senza negarla, senza rimuoverla, direbbe uno psicologo, ma praticando, quindi come dire, comportandosi, agendo in modo attivo, come se, e qui questa frase che ci hai letto di Havel, appunto nella certezza che comunque le cose cambieranno perché dentro di me cambiano. Quindi c'è una dimensione intima. Quindi mi chiedo, la cosa che mi viene da chiederti è quanto questa operazione è individuale, ce n'hai parlato anche appunto di una persona, o quanto c'è bisogno di coltivarla questa pratica nell'intimità della propria anima, ma dentro situazioni in qualche misura collettive, condividendola con qualcun altro. Ecco. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì. Ma vengono due riflessioni dalle tue considerazioni. La prima è questa, che stando più sul versante intimo, diciamo, usiamo questa espressione, che la speranza è sorella della fortezza. Non è, diciamo, un generico buonismo, l'abbiamo già detto, è segno di fortezza. Viene in mente un'altra grande figura del Novecento, no? Nelson Mandela, 30 anni in carcere, non ha mai smesso, come dire, certo avrà smesso alcuni giorni, ma come dire, ha mantenuto viva questa capacità di non accettare il dato di fatto. E questo è virtù della fortezza, va coltivato, è una capacità. Naturalmente Mandela, Havel, ho citato questi due, ma potremmo citare naturalmente tante altre persone, anche nostri amici, persone che conosciamo nelle nostre associazioni, no? Questa cosa però, anche se c'è un momento, come tutte le dinamiche umane, sociali, anche se c'è un momento personale, intimo, questa cosa è sempre un'esperienza che condividiamo con altri. Mandela stava in carcere, ha resistito 30 anni perché comunque sapeva che là fuori il suo movimento continuava, esisteva e aveva un dialogo con loro, no? La stessa cosa appunto Havel aveva Carta 77 e potremmo andare avanti per esempi, cioè la speranza come tipica espressione dell'umano è dialogata. Dialogata vuol dire appunto che ha delle soggettività individuali che però stanno in rapporto con altri, e questo è molto importante, perché se invece la dovessimo pensare come un'attitudine intimistica, sbaglieremmo. Invece è personale, e proprio perché è personale va continuamente rigenerata nel rapporto con altri, e con altri si cammina. E poi la seconda sottolineatura che mi viene, no? È che la speranza è proprio appunto fondamentalmente un orizzonte, e l'orizzonte è, diciamo, verso cui ci muoviamo, ma che si regge nella misura in cui, anche se in maniera magari in alcuni momenti microscopica, ma noi riusciamo comunque insieme ad altri appunto a spostare anche solo di un centimetro la realtà.
e cioè la speranza diciamo, si nutre anche di questa capacità di confrontarsi con la realtà, di affrontarla e un po' per volta di trasformarla. Perché questo è importante, perché la speranza ha un tratto contagioso, riesce, come dire, no, ad attivare delle energie che sono nascoste, e questo spiega perché in tante situazioni, magari anche dopo lunga attesa, cioè il tempo è una variabile importante, però la speranza letteralmente è ciò che smuove delle montagne. Questo, diciamo, io faccio il sociologo e quindi cerco di evitare, diciamo, le retoriche. Questo perché penso appunto che esistono degli attrattori, diciamo così, degli attrattori della vita sociale e personale, che quando sono negati generano appunto delle risposte, generano delle spinte che tendono a risollevare anche le situazioni più disastrate. Senti, no, sentendoti questo primo tema, mi sembra, innanzitutto grazie perché c'hai, credo, insomma, il titolo di questo festival potrebbe essere, per quanto sia molto bello, proprio perché i termini poi evocano in noi tanti significati, credo che abbiamo bisogno proprio di approfondirli. Viviamo un'epoca, non so la tua impressione, dove la velocità e la superficialità mangiano tutto, e quindi le parole spesso annegano, e quindi abbiamo bisogno anche di ritrovare anche un senso profondo delle cose che diciamo. Perlomeno io sento questa urgenza, e chi credo appunto ci ascolti, che fa volontariato, azione sociale, e quindi spesso è anche circondato da narrative di disincanto: ma chi te lo fa fare, ma tanto cosa serve, ma tanto è inutile. Credo che molti di noi, perlomeno come capita, si trova intorno questo tipo di atteggiamento, di attitudine, quindi può essere anche contagioso all'opposto, no? Perché lo scoraggiamento, il disincanto, un certo cinismo anche che attraversa pezzi di società che possono dire: vabbè, ma tanto è inutile, i problemi non si risolvono. Quindi abbiamo bisogno, credo, di affondare le nostre pratiche in un orizzonte, quello che dici tu. Io credo molto a questa cosa. E l'altra cosa che dici, che credo sia molto forte, molto bella. Per quanto mi riguarda, è stato anche un insegnamento dei miei genitori, di una generazione che ha attraversato la guerra, ha attraversato questo effetto di non accettare i dati di fatto. Insomma, il mondo, c'era un pedagogista brasiliano che ho molto amato, che ho molto seguito, Paulo Freire, che dice in portoghese, dice: un mundo não é, un mundo sta sendo, che vuol dire il mondo non è, il mondo sta essendo, quindi cioè il mondo è, sì, beh, e quindi tu puoi un pezzettino forse lo puoi influenzare. Ecco, stando un po' su questa scia, nel titolo troviamo altre parole che sono parole della nostra epoca, e come quelle parole molto nominate hanno bisogno, credo, di essere indagate, no? E quindi troviamo una parola anche qui, una specie di totem della nostra epoca, che sentiamo spessissimo, che è la parola sostenibilità. Anche qua aiutaci a non perderci, perché la troviamo declinata, credo, in tantissimi modi, no? Il modo più forte in cui la sentiamo declinata oggi rimanda alla dimensione ambientale, ma noi sappiamo, vedendo tutte le scene, appunto, i telegiornali, e vedendo il tema delle grandi migrazioni o della crescita della povertà e delle disuguaglianze, sappiamo che c'è un impatto sociale, quindi che anche le società possono essere più o meno sostenibili. Quindi aiutaci un po' anche qui, come col tema della appunto della speranza, di tracciare una mappa che ci può orientare, qualche bussola che ci può far capire che cos'è oggi, come possiamo pensarla la sostenibilità oggi.
Sì, e grazie anche di questa altra sollecitazione, perché anch'io penso, come hai appena detto, no, che sostenibilità è una parola che è fondamentale per la fase storica in cui siamo, ma nello stesso tempo è una parola di cui perdiamo il senso, la profondità. Basta aprire un giornale o sentire una pubblicità, sono già tutti sostenibili, diciamo, no? Non ne trovi più manco uno che non si dichiari non sostenibile. Oh, guardate la pubblicità stasera prima del telegiornale, 3 pubblicità su 4 parlano di sostenibilità. Mi viene in mente uno degli insegnamenti di una delle figure importanti che ho incontrato nel mio percorso di studio, maestro, un amico, Luc Boltanski, che spiegava, spiega, diciamo, no, che il capitalismo si nutre delle sue critiche, per cui come il neoliberismo si è impossessato della spinta, diciamo, verso l'autorealizzazione che veniva fuori col 68, insomma, e l'ha trasformato. Il desiderio individuale è diventato un po' la benzina degli ultimi del passaggio di secolo, così in questo momento è tutto evidente che forze economiche, finanziarie, politiche, anche un po' tutti, l'elite, diciamo, no? Capiscono che la questione della sostenibilità è una questione che va messa in conto, e quindi appunto è una parola che viene in questo momento incorporata. Il che è una cosa buona da un certo punto di vista, ma in questa incorporazione subisce anche una deviazione, una manipolazione, no? una limitazione. Ecco che allora è bello, per me è molto importante legare il tema della speranza al tema della sostenibilità, perché se non ci facciamo portare via, diciamo, il tema della sostenibilità, se non ce lo facciamo rubare, la sostenibilità ha un tratto veramente provocatorio e apre uno squarcio su un mondo che ancora non c'è e di cui abbiamo enormemente bisogno. Ma qual è il punto, diciamo, della sostenibilità? Diciamo, noi lo raccontiamo così, no? Quello che è successo con la crescita economica, la rivoluzione industriale, la globalizzazione, insomma quella cosa lì, fondamentalmente è un'idea molto potente, molto semplice, rispetto a cui tutti possiamo concordare, e cioè che la crescita economica consiste nell'aumentare le possibilità di vita moltiplicato per miliardi di singoli individui. Questa è l'idea di crescita. È un'idea molto semplice, rispetto a cui tutti possiamo essere d'accordo, perché chi può essere contro l'idea di aumentare le possibilità di vita moltiplicato per miliardi di persone, potenzialmente per tutti gli uomini sulla Terra? Nessuno. Siamo tutti d'accordo. Ma questa idea così potente ha due problemi. Primo è che aumentare le possibilità di vita moltiplicato per miliardi di persone produce effetti sempre più disastrosi dal punto di vista degli equilibri generali, diciamo, del pianeta e compagnia. Secondo, che l'idea individualistica dell'aumento delle possibilità di vita produce in realtà tutta una serie di disastri, perché, diciamo, dentro a questa narrazione ci sono gli esclusi, ci sono i marginali, ci sono i poveri, bla bla bla, sono gli scarti, tutte le specie. Allora, la questione della sostenibilità emerge con forza ponendo a tema una questione centrale, e cioè che proprio per il successo del percorso, se vogliamo dir così, del percorso storico che ci ha portato fino a qui, la tecnologia, la prosperità, il benessere, bla 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 bla, e anche specificatamente quello degli ultimi 30 anni della globalizzazione, oggi noi siamo al punto che, diciamo, tutti questi shock che ci stanno colpendo, la guerra, il Covid, la crisi finanziaria, il terrorismo, il cambiamento climatico, ci dicono univocamente una cosa, che l'idea tipicamente moderna, che è stata preziosa, che è stata importante, diciamo così, l'idea appunto che ha messo insieme la sovranità dell'individuo
e la sovranità dei singoli stati, due idee centrali che si sono legati allo sguardo scientifico che separava il soggetto, l'umano, dall'oggetto, la natura. Ecco, questo pacchetto, diciamo, di idee, che è stato così prezioso, che sarebbe, diciamo, veramente da insipienti disprezzare, ecco, a questo punto della nostra vicenda, della vicenda dell'umanità, rivela i suoi limiti. E noi, la sostenibilità si dice che, ce lo dice la scienza contemporanea, ce lo dice la psicanalisi, ce lo dicono le grandi tradizioni religiose, per cui abbiamo una confluenza su questo punto, diciamo, che verte verso questa idea ugualmente semplice, e che cioè che tutto ciò che vive sulla faccia della Terra, dal bruco all'essere umano, tutto ciò che vive è in relazione, che non esiste niente che possa sottrarsi o pensarsi come totalmente indipendente da questa costitutiva relazionalità, di cui di conseguenza siamo anche responsabili, perché noi siamo relazione, e siamo nella nostra libertà responsabili delle relazioni che mettiamo al mondo. Allora, la questione della sostenibilità ha certamente a che fare con gli investimenti in tecnologia, in ricerca, con la sostituzione dell'energia basata sul fossile con le rinnovabili, il vento, il sole. Certamente, diciamo, quel tema è fondamentale, ci mancherebbe altro. Ma la questione della sostenibilità è principalmente, costitutivamente, una questione culturale, mi verrebbe da dire addirittura, nel senso naturalmente laico, spirituale, e che riguarda il riconoscimento del fatto che, proprio perché le nostre possibilità di vita sono così aumentate, o noi distruggiamo la vita a questo punto, oppure ce ne facciamo carico, impariamo a farcene carico. E questo è, diciamo, è la speranza del nostro tempo. Cioè, se noi guardiamo attorno e vediamo, diciamo, tanti guai, tanti disastri, no? Ma in realtà la speranza del futuro, questa qua, questo vale sul piano micro, vale sul piano macro. Esemplifico e mi fermo. Qual è l'evidenza, diciamo così, no, di questo grande disastro che il buon Putin o il cattivo Putin ha fatto attaccando l'Ucraina, no? Cioè, quello è un atto tipicamente moderno, del passato, anacronistico. Portando l'esercito, tu pensi di spostare il confine dicendo questo è mio, questo è tuo, diciamo, no? E si è innescato appunto tutta una dinamica, gli occidentali che hanno stato l'Ucraina, la questione dell'energia, il tema del grano, le reazioni in giro per il mondo, la reazione della Cina, no? Cioè, in cui si vede benissimo che non siamo più nell'Ottocento, nel Novecento, ma siamo nel XXI secolo, in cui tutto è in relazione con tutto, sul piano, in questo caso, geopolitico, no? Dove il tema è, bene, preso atto di questo fallimento, come immaginiamo il XXI secolo? Come un secolo di guerre tra grandi blocchi? Il famoso, già negli anni Ottanta, il politologo Huntington parlava di guerra di scontro di civiltà, oppure, diciamo, ci rendiamo conto che l'unica strada sensata che possiamo immaginare è quella faticosa, difficile, impegnativa, lunga, incerta, del dialogo e della conoscenza tra le diverse comunità politiche, economiche, culturali e religiose. E questo naturalmente ci vorrà molto tempo per arrivarci, non ci vogliono 3 mesi, 5 anni, no? Ma è la speranza del futuro, la stessa cosa con l'economia, che l'economia deve necessariamente imparare a fare i conti con l'ambiente sociale, le comunità, e così diventare migliore di quella che è stata fino adesso, e potremo andare avanti. Dunque, per me, se intesa nella sua profondità storica, perché la questione della sostenibilità ci spinge oltre la modernità, apre un orizzonte di speranza che dovremmo anche cercare di raccontare ai nostri figli. Perché
sarà la loro partita, non la mia partita. No, questo aspetto che dici, innanzitutto ti ringrazio perché siamo talmente immersi appunto, in, come hai detto tu, no, in una retorica della sostenibilità che abbiamo bisogno di un sano pensiero critico perché, ecco, anche a me è colpito come il marketing, questa frase che hai detto prima mi ha molto colpito, no? Questo del capitalismo che si nutre di tutte le sue critiche, no? Perché credo che davvero il marketing abbia, il linguaggio anche del marketing, proprio la cultura del marketing che ci sia talmente seduttiva, intrusiva e pervasiva che macina, scusa l'immagine poco elegante, sputa continuamente attraverso una, appunto la, anche forme proprio, anche proprio una produzione di immaginario, no? Mi ha colpito proprio perché poche settimane fa, adesso non mi ricordo quale auto in cui si vede, insomma, quest'auto potentissima in questi paesaggi, non so se fosse Islanda o dove l'hanno girata, ma proprio un immaginario di luoghi incontaminati e in cui c'è questo potentissimo su. Quindi davvero ci perdiamo in questa cosa qui, davvero ci perdiamo perché, come dici tu, non è che dall'altra parte c'è qualcuno che dice che non è d'accordo, no? E quindi davvero è complicato qui, in questo, non so più come chiamarlo, questo tempo, un tempo si usava il termine postmoderno, no? Aiutami, credo che non sia più utilizzato, sia già fuori moda, no? No, noi così faccio un po' di sana pubblicità. Noi abbiamo pubblicato con Chiara Giaccardi, che è collega, moglie, quest'ultimo libro in cui parliamo di super società. E l'idea di super società è che appunto abbiamo fatto un salto nella complessità dei nostri mondi e l'esito di 30 anni di globalizzazione e stiamo cominciando a vivere un mondo nuovo dove dobbiamo tenere in considerazione la mediazione tecnologica. Oggi stiamo facendo un incontro digitale e non è un evento, come dire, che non c'entra niente con il nostro tempo. Certo. La questione degli ecosistemi, perché una volta la sostenibilità si riferiva alle generazioni future, ma invece i problemi sono già adesso immediati. E terzo, diciamo, la nostra capacità di pensiero, di conoscere, cioè cos'è il pensiero, cos'è la conoscenza in un'epoca in cui la tecnologia è così invasiva e in cui dobbiamo fare i conti con l'ecosistema. E entriamo in un'epoca storica nuova e abbiamo bisogno di speranza. Abbiamo proprio bisogno di speranza, perché se perdiamo la speranza, veramente la quotidianità così accelerata ci schiaccia. E mi viene questa notazione, no? Il tema della speranza c'è sempre stato nelle diverse epoche storiche. Per molto tempo è stato appannaggio delle religioni. Poi ci sono stati secoli in cui di speranza ha parlato soprattutto la politica, no? Le grandi utopie, diciamo così, no? Ecco, oggi il rischio è che l'unica, tra virgolette, speranza sia quella tecnologica. E così come quando le religioni hanno pensato di impossessarsi della speranza, hanno fatto disastri, e quando la politica ha pensato di impossessarsi della speranza ha fatto disastri, così la tecnologia che voglia impossessarsi della speranza farà disastri. La tecnologia farà la sua parte, oltre alla politica, oltre alle religioni, ma la speranza è, diciamo, una dimensione dell'umano, del singolo e delle comunità che non dobbiamo farci scappare. Anche qui credo è verissimo quello che dici. Per esempio, se pensi a come la rivoluzione, insomma, tecnologica della Silicon Valley, come è stato narrato tutta quella fase sorgiva, no? Sembrava che da lì venisse davvero, o come per esempio, ma sicuramente nel vostro testo ci sarà, come ci promettono con il metaverso, no? Un orizzonte, un mondo dentro cui, e poi già escono fuori immaginari, appunto, in cui sembra che la tecnologia risolva questa dimensione qui. Ecco, invece posso immaginare invece come possano
invece involvere. Senti, mi veniva da dire, e facciamo, farei proprio anche un terzo giro di boa, mi veniva, le persone che ci ascoltano sono persone che sono molto radicate nel loro locale, nei loro territori, no? Quindi le tue riflessioni giustamente ci portano a considerare, perché siamo figli di questo tempo, non so, in questo tempo in cui la bolletta che paghiamo non è che non fosse così in passato, ma oggi è veramente cortissimo, no? Il mondo da questo punto di vista, le bollette che paghiamo sono influenzate da fattori che vengono, quindi questa dialettica globale locale che nella modernità, insomma gli anni che abbiamo dietro, aveva una certa logica, oggi è come se si ricombinasse, no? Mi è capitato di fare delle interviste con dei ragazzi, delle ragazze delle scuole superiori, dei movimenti del Friday for Future, no? È stato molto interessante dialogare con questi sedicenni, diciassettenni, e loro declinavano in modo opposto globale locale. Cioè dicevano, molto colpito, no? Dicevano, no, ma voi ci avete insegnato che bisogna pensare globale e agire locale. Dice, noi vogliamo pensare locale e agire globale. E io però dopo a un certo punto mi sono perso, perché da un lato mi sembrava più figlio così di uno facile slogan che ribalta questa cosa, ma poi pensandoci bene mi sembrava molto interessante, cioè che ci fosse la necessità, e su questo ti chiedo un po' una mano, di come le pratiche, e anche qui appunto ci avviamo a un po' un altro tema che so essere oggetto dei tuoi studi, delle vostre ricerche, quello della generatività, no? Qui abbiamo moltissime persone che sono situate in luoghi e cercano lì, in quel pezzo di mondo, di coltivare dei cambiamenti e anche dei cambiamenti che si muovono verso queste direttive. Anche qui aiutaci a capire come le pratiche localizzate, proprio locali, coi piedi per terra, concrete, faccia a faccia, in questo mondo che è, ma mondo che verrà, te le immagini. Cioè, quanto di quello che abbiamo fatto fino adesso di volontariato, di associazionismo, che molto di quello che abbiamo va benissimo, ma è anche ancora molto novecentesco, che cosa invece abbiamo bisogno? Questo ne abbiamo parlato molto in questi anni, anche perché sappiamo che essere un mondo questo in cui sono molto attive persone, magari che sono avanti con gli anni, cinquantenni, sessantenni, eccetera, eccetera, e i ragazzi più giovani trovano anche altri modi, altre forme per praticare la loro speranza, no? Quindi aiutaci a capire anche questo ultimo pezzo di come la generatività si può declinare oggi. Sì, intanto una battuta sulla parabola del volontariato. Il volontariato è una parola che nasce negli anni 80, inizio anni 90, cioè all'inizio dell'epoca neoliberista e della globalizzazione. Nel momento in cui si disfano un po' gli assetti del secondo dopoguerra, in cui lo slogan è più mercato, meno Stato, e allora in quel momento lì si vede, diciamo, uno spazio di responsabilità diffusa che c'era sempre stata, mica che è stata inventata allora, no? Ma ormai si erano disfatte le reti sociali tradizionali, quelle familiari, quelle legate ai paesi, no? Quindi in quella trasformazione, diciamo, la parola volontariato segnala l'importanza di rimettere in campo il senso di partecipazione, di responsabilità, di invenzione, di creatività diffusa. E questa vicenda è stata una vicenda molto importante, diciamo così, da cui è nato poi il terzo settore, da cui sono nate tante cose, no? Oggi qualcuno parla di terzo pilastro, e questo già dovrebbe farci capire che è successo qualche cosa. E giustamente, come tu stai dicendo, diciamo, c'è bisogno di ripensare anche questo tema, perché siamo dentro un'altra transizione. Abbiamo fatto un paio di accenni parlando di sostenibilità, no? E di super società. Quindi sarebbe veramente un errore pensare che le forme che abbiamo conosciuto saranno le forme del futuro. Non sarà così.
appunto la questione del digitale, la questione della sostenibilità ambientale e sociale e tante altre cose prenderanno il posto di quello che è stato invece il motore, diciamo, che ha sostenuto il volontariato negli ultimi 30 anni, perché si dovrà fare la stessa cosa in modo diverso. Il punto chiaramente è sempre lo stesso, no? Il punto è, cioè, passare dai piani dell'astrazione, dell'accelerazione, della verticalizzazione, di tutto ciò che ci rende passivi, no? A invece la moltiplicazione di tutte le forme in cui le persone sono chiamate, diciamo, a imparare a prendersi cura, passare dall'incuria alla cura, dove la cura è fondamentalmente una medicina per chi impara la cura. Sì, poi fai qualcosa di buono, aiuti qualcuno, provvedi a qualche bisogno, benissimo, ma il tema è sottolineare che rischiamo la stupidità di massa, cioè rischiamo il fatto di essere dei semi-automi, e invece è importante appunto sviluppare sia nei territori sia nelle organizzazioni quella che si può chiamare un'intelligenza diffusa, incorporata e plurale, perché noi resisteremo ai grandi sistemi del digitale, alle grandi questioni, diciamo, dell'intero pianeta, solo se moltiplicheremo l'intelligenza diffusa. E allora tutti questi spazi di concretezza sono spazi di apprendimento dove si capiscono le dimensioni dei problemi, si impara a stare con altri, si acquisiscono nuove competenze, nuove capacità, e quindi, diciamo, è veramente strategico rafforzare questi luoghi, diciamo, che sono vicini a tutti noi. È veramente l'antidoto principale alle derive peggiori del nostro tempo. Ecco, dentro questo quadro, diciamo, dico due parole sulla generatività. La generatività, io non so bene perché ci siamo capitati nella generatività, anche un po' per sbaglio, non so dire, ma fondamentalmente la generatività, però, l'idea di generatività, che naturalmente, diciamo, è già stata detta da altri in altro modo, nasce prima di tutto da una critica del tempo che abbiamo alle spalle. Cioè, perché? Perché appunto dopo il 68, diciamo, abbiamo detto libertà come libertà di scelta, cioè abbiamo detto noi siamo liberi, quante più scelte possiamo avere davanti a noi. Anche qui possiamo essere perfettamente d'accordo, e chiaramente se abbiamo più scelte siamo più liberi, ma il problema è che, come dire, no, appunto l'organizzazione socio-economica ha capito l'antifona, e allora se ti moltiplicano le scelte, tu corri dietro alle nuove scelte che ti vengono messe davanti. Il rischio è questo, no? E che quindi questo crea un nuovo ordine in cui la libertà, diciamo, è un puro esercizio, ma in realtà, come dire, è una sottrazione di libertà. In più abbiamo capito tutti che la libertà ha il problema di implodere su se stessa, no? Cioè, faccio l'esempio, ma lo dico solo perché vogliamo farla sufficientemente breve, no? Perché due ragazzi oggi sono incapaci di fare una scelta affettiva, di impegnarsi, di prendersi a cuore, di dirsi l'uno con l'altro, lasciate stare il matrimonio, ma insomma, di dire, diciamo, vogliamo vivere insieme, non lo dicono più, no? Perché? Perché è impossibile nella cultura contemporanea. In che senso? Dici, vabbè, tu mi piaci, io so che ti piaccio, però io non posso impegnarmi a dire adesso che tra 2 anni, tra 6 mesi, tra 5 anni io voglio stare ancora con te. Perché se io prendo questo impegno non sarò più libero di fare altre decisioni, di prendere altre decisioni tra 3 e 5 anni. Lasciamo stare le complicazioni della vita, ovviamente, che ci possono sempre essere. Ma questa vicenda è interessantissima, no? Perché segnala la difficoltà della libertà, paradossalmente, di scegliere. Perché alla fine non si sceglie mai, cioè non ci si butta mai. Tant'è vero che noi abbiamo una sindrome che per me, che sono un baby boomer, è stata veramente difficile da capire, da ammettere,
che nei ragazzi di oggi, nei giovani di oggi è evidente, che questi giovani, che sono belli, sono proprio belli, sono, spesso hanno tanti interessi, tante curiosità, sono molto più di ampia veduta di quanto fossi io a 20 anni, 25 anni, sono lì bloccati, che non sanno bene che strada prendere. David Le Breton parla di un pallore, di una sorta di incapacità di esercitare il desiderio, di vivere il desiderio, di abitare il desiderio, no? Stanno sempre sulla soglia e rinviano sempre i momenti di qualunque scelta. Allora, noi siamo in una stazione incredibile, no? Nel senso che abbiamo liberato il desiderio e la libertà, e tutto questo rischia di implodere, che è un paradosso clamoroso, no? Allora, chiudo. Cos'è la generatività? Ne parlava Erickson nel secolo scorso, ne parlava Hannah Arendt nel secolo scorso, no? La generatività è porre il tema della libertà non solo un passo oltre l'affermazione che la libertà è la libertà di scelta. E Hannah Arendt dice la libertà che avviene sempre in condizioni di non sovranità, cioè in contesti relazionali, si esprime nel mettere al mondo qualche cosa. Erickson diceva, no? Dopo la fase adolescenziale dell'esplorazione viene il momento della, tra virgolette, maturità, in cui tu decidi di giocarti per qualche cosa per cui tu pensi che la tua vita debba essere spesa, qualche cosa che ha senso per te e che ha senso per qualcun altro. Allora, la dinamica generativa è una dinamica di libertà, e quindi mi collego a questa idea, no, di fusione, di località, di concretezza, perché è lì che si gioca, dove noi insieme ad altri ci mettiamo in gioco, diciamo così, per appunto per dare la nostra contribuzione creativa, che spesso risponde a dei problemi, a delle sfide o a dei desideri che noi abbiamo, diciamo, rinnovando i processi sociali, le forme dell'organizzazione, quello che facciamo. E questo processo generativo è un processo che è essenziale. Adesso non ho il tempo di andare in profondità, ma ha bisogno, non è solo un fatto psicologico, è un fatto che riguarda le organizzazioni, riguarda i gruppi, no? Perché ogni gruppo nasce, ogni associazione nasce da un movimento, da una dinamica generativa. Il problema è che poi, come dire, il gruppo e le organizzazioni tendono a chiudersi, tendono a cristallizzarsi, tendono a non accettare più la ripetizione di quella dinamica generativa. Allora, chiudo con questa idea, no? Nel senso sociale, la generatività ha a che fare con la nostra capacità di far circolare ad altri quell'esperienza straordinaria che ci costituisce come uomini e donne libere. E cioè noi abbiamo il problema di creare gruppi, associazioni, territori, imprese che nel fare quello che fanno, nello svolgere concretamente il lavoro che fanno, nel raggiungere gli obiettivi che vogliono raggiungere, sanno che in realtà tutto questo serve per far circolare ad altri quella condizione della libertà che è all'origine anche di quel gruppo, di quell'associazione, di quell'impresa. No, ti ringrazio per questo approfondimento. Mi veniva in mente una, come dire, un'espressione che utilizzava anni fa Edgar Morin, quando diceva questa cosa che quando un gruppo, un'organizzazione, non si rigenera, degenera, no? questa ci dava quest'idea, mi ha molto colpito questa, adesso non me la ricordo in francese, ma dava proprio questa sensazione che chi ha a che fare col mondo del volontariato, delle associazioni, è qualcosa che spesso viene raccontato, ma prima eravamo così, ma adesso ormai qui le cose non cambiano, è come se si assistesse a un decadimento, a un ciclo di vita che per certi versi, come dici tu, è fisiologico, perché le cose però hanno bisogno di rinnovare queste libertà di scelta, perché lì le persone
Mi colpisce questa cosa, anch'io come te sono un baby boomer, quindi molti presidenti di associazioni e di fronte al ventenne, insomma alcuni studenti che io vedo che vanno lì 6 mesi, poi spariscono, tornano dopo un anno, poi vanno e bazzicano, no? Come dire, piluccano, una specie di nomadismo che non è solo affettivo, ma anche proprio nelle esperienze sociali, però è come se fossero dappertutto, ma da nessuna parte veramente, no? Questo lo credo che sia quest'ansia anche un po' di fare tante esperienze, di vivere tante cose, però le cose sono sempre un po' lasciate lì. Questa è una cosa che credo che sia molto vera ed è uscita in tanti incontri. Ecco. Mi veniva, abbiamo ancora un minuto o due, appunto lo userei così, no? Mi veniva in mente, mentre parlavi della generatività, no? Che, e di questo processo, no? Con il CSV della Lombardia, durante il proprio nel pieno del Covid, ci è capitato di fare una ricerca su come le organizzazioni si muovevano, che cosa facevano queste associazioni, che cosa di fronte a questo evento incredibile in cui molti si sono fermati, congelati, giustamente, perché è qualcosa di talmente enorme, quindi le grandi crisi come un'esperienza che mette un po' alla prova, no? La tua capacità non solo di fronteggiare una crisi, ma anche di, ecco, e facendo, insomma, abbiamo fatto un lavoro molto bello, proprio gli operatori e le operatrici hanno proprio intervistato, hanno fatto gruppi e sono stati studiati una quarantina di reti locali, di progetti, di collaborazione intorno a temi, no? Molto, molto localizzati, l'anzianità, l'infanzia, eccetera, eccetera. E fra le tante cose che venivano fuori, questa è una cosa che mi ha colpito, molti dicevano, ma per me la cosa che è stata più interessante è, che ne so, collaborare con un'azienda, e a me nella mia vita, nel fare volontariato, non mi è mai venuto in mente che potevo collaborare con un'azienda. Oppure un altro che diceva, ma però ho scoperto che le istituzioni pubbliche di cui avevo un mio... Cioè, come dire, una cosa che trovo, su cui ti chiederei un commento, la sensazione che a volte il basso tasso di generatività sia dato del fatto che come se vivessimo in bolle, uso questa metafora un po' copiandola dall'ambiente digitale, no? E quindi c'è una comfort zone non solo delle persone ma anche delle organizzazioni a non esporsi a un eccessivo grado di alterità e magari invece poi è esattamente quando tu incontri l'organizzazione diversa che fa arte e che non fa assistenza, che fa teatro, che innesca dei meccanismi. Ora mi chiedo quanto questa specie di impollinazione, non mi so come viene a chiedere, sia qualcosa che tu osservi nei processi generativi. Io mi occupo molto di territorio, di lavoro di territorio, e mi accorgo che la presenza di alcune organizzazioni inedite che sono portatrici di un modo completamente nuovo, o vengono espulse, che sono intollerabili, sono dissidenti, sono incomprensibili, oppure innescano invece dei meccanismi davvero molto interessanti e quindi che ci servano un po' questa libertà di impegno, ma anche portatrice di una diversità che può essere generazionale, culturale. Non so come la vedi questa cosa. Sì, sì, no, certo. La riflessione sulla generatività nasce da quella tensione tra istituito e istituente, cioè ciò, per citare un'espressione di una persona che è stata per me importante, Piero Bassetti, nella mia vita, lui diceva: Stato è participio passato del verbo essere, no? E le istituzioni sono sempre rigide. Il problema è che le istituzioni, non solo le istituzioni pubbliche, anche un'organizzazione, un gruppo, un'associazione, quando diventa un'istituzione, diventa formalizzata, no? Poi tutto tra l'altro spinge in quella direzione. E quanto più diventiamo istituzione, tanto più perdiamo la capacità istituente, che è dove passa la vita. Vi ricordo che il cadavere è contraddistinto dal rigor mortis. Questo vale per il corpo dell'uomo, ma vale anche per le organizzazioni sociali.
cioè le nostre istituzioni, le nostre associazioni, gruppi, no? Ma anche le istituzioni pubbliche, rischiano veramente di non far passare più la vita, che invece, essendo uno scambio con la realtà, necessariamente è creativa, è deviante, trova una soluzione inaspettata. Quindi, diciamo, questo, la riflessione sulla generatività è esattamente a che fare con la capacità di tenere vive, nel senso letterale del termine, le nostre istituzioni. Aggiungo il punto, aggiungo questa osservazione. Freud, quando parla di pulsione di morte, associa la pulsione di morte alla ricerca del benessere, alla comfort zone. Ed è molto interessante, perché la ricerca del benessere, la comfort zone, ha in realtà una parentela con la pulsione di morte. Noi moriamo, ripetiamo le stesse cose, facciamo esattamente le stesse, che tra l'altro noi adesso abbiamo una fortissima spinta per tante ragioni, no? È il digitale, la privacy, è la formalizzazione, cioè tutto deve essere, diciamo, seguire delle procedure, no? Ma attenzione, perché così moriamo, ma le organizzazioni muoiono, perché alla fine vengono svenate, diciamo così, e alla fine si limitano alla pura sopravvivenza, cioè alla morte. Allora, la riflessione sulla generatività è un tentativo di aiutarci a capire che invece, appunto, anche la vita umana e la vita tra di noi, nel fare cose, ha bisogno, nel confrontarsi con la realtà, i casi che tu dicevi durante il lockdown, no? Continuamente, appunto, di essere sollecitata alla sua trasformazione. Questo è molto importante. E chiudo, no, dicendo che non a caso noi rappresentiamo la dinamica generativa a forma di spirale, cioè quindi una circolarità aperta, dove c'è il desiderare, il mettere al mondo, il prendersi cura e lasciare andare, cioè fare spazio ad altri, il tirarsi da parte eventualmente per cominciare un altro circolo generativo per la propria esistenza. E nello stesso tempo affidare ciò che si è messo al mondo ad altri, no? Questo non è buonismo, guardate, questo è, diciamo, imparare dalle logiche della vita che interpellano anche quella forma particolarmente elevata di vita che è quella umana. Invece lo vediamo, cito ancora il buon Putin, che tutte le volte in cui noi diventiamo ossessionati dal controllo, pensiamo che il problema sia che la realtà ci sfugge, diventiamo paranoici e rischiamo di uccidere la realtà. Grazie Mauro, davvero un piacere dialogare con te, veramente sono tantissimi spunti, credo che chi ci ha ascoltato possa davvero trarre tanti spunti e anche il bisogno di pensare le proprie organizzazioni con questa ultima suggestione. Credo che si possano davvero applicare anche sia il lasciare andare, me lo immagino quanti presidenti, segretari, gruppi, organizzazioni faticano a lasciare andare o a lasciarsi andare, ce n'è bisogno ed è vitale, oppure credo che sia interessante questo rinnovamento del desiderio, perché il desiderio iniziale che era stato l'impulso vitale di alcune organizzazioni, alcuni che arrivano giovani non lo sentono più. E percepiscono l'apparato procedurale, come lo chiami tu, la burocrazia, no? Quello che Galimberti chiama i funzionari, no? Sei lì per far funzionare una macchina, ma non capisci più neanche bene il senso, che davvero abbiamo bisogno, per costruire speranza, di porre attenzione a tutte queste cose. Io chiuderei qua e inizia così il Festival dei diritti. Vi ringrazio davvero per l'attenzione e ringrazio ancora te, Mauro, per il contributo. Buona serata. Grazie. A tutti. Grazie a voi.